che noi troviamo qui, che si chiama Nuit de Noël, notte di Natale, profumo che cambiò le sorti di questa maison e da questo momento in avanti divenne una delle maison più ambite al mondo. Perché? Perché questo divenne poi il profumo di Gloria Swanson, l'attrice, la simbolo mondiale del cinema muto. Infatti, in un film che si chiamava Sunset Boulevard, Gloria Swanson dice che assolutamente n'aime que Caron, cioè non amo che i profumi di Caron. Da quel momento in avanti i profumi di Caron diventano richiesti in tutto il mondo e l'azienda diventa l'immagine della Parigi oltreoceano, della Parigi a livello planetario. Però nel frattempo poi lui, Ernest Dakroff, torna a Parigi più volte e un anno, mentre sta a Parigi e sta vivendo la sua storia d'amore felice con la sua Felicie Vanpouille, scoppia la Seconda Guerra Mondiale. E lui, non ho detto una cosa importantissima che svelerò solo adesso, era russo, nato in Francia, ma di origine ebrea. Per cui è costretto a scappare. Cosa fa però? Si organizza in modo tale che Felicie Vanpouille diventa proprietaria, rileva l'azienda e il laboratorio di profumi di Parigi. Lui scappa a New York e va a New York e quindi da quel momento in avanti lei, la sua amata, colei per cui ha creato Nuit de Noël, porta avanti il laboratorio in modo ultra dignitoso, in modo speciale, perché poi determina un successo mai avuto prima del laboratorio e quindi a livello internazionale del brand Caron. E lì la storia però si fa un po' intricata e anche misteriosa. Perché? Perché qualcuno sostiene che Ernest Dakroff vada a New York e dopo la Seconda Guerra Mondiale non torni più. Qualcuno sostiene che sparì nella traversata. Qualcuno sostiene che è morto in Canada. L'unica cosa che noi sappiamo è che lui fu costretto addirittura a sposarsi per stemperare delle voci che c'erano sul suo conto, ma lui era sempre innamorato della sua assistente, la quale assistente invece, che vedeva periodicamente, ci stava quando tornava a Parigi, ha portato avanti la maison da quando lui praticamente è scomparso, fino alla morte dell'assistente, che è stata nel 1967 a Parigi, ed è stata proprio lei che ha avuto l'idea di creare i negozi Caron, tutti in cristallo baccarat, dove le confezioni che voi vedete in questa immagine venivano contenute all'interno di queste che si chiamano fontane, e è stata proprio lei che si faceva chiamare Madame Daltroff, che inventò le confezioni di profumo ricaricabili, per cui si poteva andare nelle boutique Caron e si poteva prendere la boccetta ricaricabile e scegliere di riempirla con la fragranza che già conteneva o con un'altra fragranza. Questa è stata un'altra invenzione favolosa di Felicie Vanpouille, non solo, anche quella di aprire dei negozi fantastici a Parigi che vi consiglio vivamente di andare a visitare perché sembra di stare in un negozio fatato, tutto in cristallo baccarat, ogni cosa che all'interno è di una boccetta di cristallo meravigliosa e pensate che la stessa confezione che rese la Maison Caron famosa in tutto il mondo, quindi Nuit de Noël, Notte di Natale, era d'uno stile art déco purissimo ed era favolosa. Una storia d'amore infinita, una storia d'amore con due persone lontane che ha determinato in un giorno in una notte di Natale, di solitudine, la creazione della fragranza che ha fatto diventare Caron famoso in tutto il mondo.